Benvenuti al telegiornale di Arte Rivista. Fino al prossimo 26 gennaio, nelle sale dei Paggi della Reggia di Venaria, va in scena la mostra Art Nouveau, il trionfo della bellezza. Un omaggio alla città di Torino che dopo la grande stagione del barocco tra 8 e 900 si pone come capitale italiana del Liberty. Con manifesti, dipinti, sculture, mobili e ceramiche, la mostra, con un corpus di 200 opere, racconta la straordinaria fioritura artistica che ha travolto e cambiato il gusto tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Ma sentiamo le parole della curatrice della mostra, Cathy Sparrell. Art Nouveau francese è nato con il negozio di Siegfried Bing nel 1894. Gli artisti di quel periodo, che ha seguito Bing, volevano creare un'arte che rispecchiava i tempi moderni in cui viveva la città di Parigi. E quello che Bing e tutti gli artisti in questo periodo volevano era di rispecchiare questa modernità della città. Quindi artisti come Gallet e Majorelle, Nancy, Alphonse Mucha, Guimard, che ha creato anche la metropolitana a Parigi, volevano utilizzare delle nuovi metodi di produzione per creare un ambiente di casa, ma anche creare una nuova arte che andava via dall'istoricismo degli anni precedenti. La più grande influenza di Art Nouveau è la natura, l'arte dell'Art Nouveau che porta la natura in un contesto urbano, ma non è la natura come un dipinto, è natura come creazione, cioè l'immagine della natura, le liglie, le glicine, gli alberi sono anche inserite in un contesto di un mobile. La casa è un ambiente di natura all'interno di un contesto urbano. L'altra seconda cosa importante è l'influenza e l'importanza delle donne in questo periodo. La donna che con la Dress Reform Movement che arriva dagli Stati Uniti si può liberare anche il modo di vestirsi. Quindi andava via i corsetti, c'era possibilità di giocare tennis, andare in bicicletta, fare lo sport. L'altra cosa importante è proprio la produzione industriale in quel periodo. L'aumento della possibilità di creare oggetti in un modo industriale o pre-industriale era abbracciato dagli artisti di Art Nouveau. Loro vedevano le opportunità e le possibilità di creare un'arte che era disponibile per tutti. Questa arte per tutto anche, si trasmette anche con le grandi produzioni della litografia e anche le nuove tecnologie di stampa della litografia in quel periodo, dove il colore e la grandezza di una litografia era più possibile fare, perché prima di quello si poteva fare una cosa molto piccola, con le nuove tecnologie si poteva fare le cose più grandi. Che veniva anche all'esigenza del popolo di comprare o di vedere le cose. Uno pensa a Parigi in quel periodo, con la luce elettrica è arrivata in strada, con l'aumento della popolazione. Essere visivo sulla strada per la gente era importante, era una possibilità di vendere molto meglio un prodotto o un evento. E un'altra grande mostra è in programma sempre alla Reggia di Venaria, all'interno della citroneria delle Scuderie Jouvarien. Stiamo parlando di Atti Divini, dell'artista David LaChapelle, la mostra monografica curata da Dennis Curti e René Ropoku, in scena fino al prossimo 6 gennaio. Attraverso 70 opere in grande formato ripercorre le tappe più significative della carriera del fotografo americano. Nato in Connecticut nel 63 e passato sotto l'ala protettrice di Andy Warhol quando aveva soli 17 anni, LaChapelle ha avuto una carriera folgorante sin dagli anni 80. Sin dall'inizio è stato considerato infatti uno dei fotografi più blasonati dello show business. In mostra troviamo ritratti di Michael Jackson, Naomi Campbell e della famiglia Kardashian. Mano a mano si è poi discostato dalla definizione di fotografo delle star. Il suo talento sta infatti soprattutto nel creare scene dal forte simbolismo che contengono una critica verso la cultura materiale occidentale e un richiamo alla natura e alla spiritualità. E continuiamo a parlare di natura, un rifugio d'alta montagna in viaggio dalle Alpi verso la Biennale d'Arte di Venezia.
Proprio così, il famoso bivacco Mesne ospiterà infatti fino al 30 settembre sull'isola di San Servolo le opere di 7 artisti emergenti. Il bivacco, collocato a poche centinaia di metri dal confine con l'Austria, rappresenta, secondo gli organizzatori, un'allegoria della nostra terra dove convivono popolazioni e lingue, dove il dialogo, l'incontro e la comprensione sono le parole chiave del percorso di condivisione. Il servizio di ADN Cronos. Rifugio d'alta montagna in viaggio dalle Alpi verso la 58esima Biennale d'Arte di Venezia. Il bivacco Messner ospiterà dall'11 maggio al 30 settembre sull'isola di San Servolo le opere di 7 artisti emergenti, tra i quali Jacopo Candonti, Nicolò De Giorgis, Maria Volker, Julia Frank. Il bivacco, collocato a poche centinaia di metri dal confine con l'Austria, rappresenta, secondo gli organizzatori, un'allegoria della nostra terra, dove convivono popolazioni e lingue diverse, dove il dialogo, l'incontro e la comprensione sono le parole chiave di un percorso di condivisione. Piccoli gruppi per accedere al bivacco, al massimo 2 o 3 persone. Sarà possibile sedersi in solitaria al tavolo centrale, la porta chiusa, il silenzio dell'isola, il buio rischiarato solo da 2 lanterne e da alcune feritoie laterali, per vivere un'esperienza umana, fisica e sensoriale, irripetibile, senza tempo. E a Venezia è sbarcato anche il cinema nazionale e mondiale. Si è infatti conclusa pochi giorni fa la Mostra del Cinema di Venezia 2019. Star nazionali e internazionali hanno sfilato sul lungomare Marconi davanti allo storico Palazzo del Cinema in occasione della presentazione dei film in concorso. Decine di film, eventi, red carpet, incontri. Il festival di cinema più antico del mondo ha esplorato l'universo audiovisivo in lungo e largo, dai classici restaurati al futuro della realtà virtuale. Tra i film in concorso, che sono stati 21, a vincere il Leone d'Oro è stato Joker, diretto da Todd Phillips. Tra 3 i film italiani che erano in lizza, Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone, Martin Eden di Pietro Marcello e La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco. E continuiamo a parlare di film italiani con Genitori quasi perfetti, la nuova pellicola di Laura Chiossone. Una divertente commedia sull'essere genitori oggi, che è spesso una recita in cui le mamme e papà indossano una maschera e utilizzano i figli per acquisire un certo status sociale. Vediamo insieme il trailer. Oh! Grazie, ma non dovevate? Ma no, vabbè, ma capirai. Noi non mangiamo derivati da animali. Ah, è proprio una torta all'acqua. Poi noi siamo quello che mangiamo, no? Ma infatti vi somiglia. In che senso? Abbiamo fatto il parto col canto tantrico. Cos'è? Mamma, 108 notifiche. Oh, 109. Dei bambini di 8 anni che si baciano in classe durante la lezione? No, chiedimi, le maestre dov'erano? Ditemelo voi. Ma con la lingua? Grazie, ma non dovevate? Perché noi non mangiamo derivati da animali. Cioè latte, uova, zucchero. No, è proprio una torta all'acqua. Poi noi siamo quello che mangiamo, no? Ma infatti vi somiglia. In che senso? Dennis, ti ho già detto che non ti dicono queste cose, capito? Va bene l'espressività, ma dovresti un po' riprendere in mano la situazione. Ogni volta che riguardo penso a Truffaut. 400 colpi, ragazzo selvaggio. Una mia amica della palestra mi ha chiesto di fargli la forma di freccia. Tu, Ilaria, come ce l'hai? Classica. Bella rigogliosa! Vuoi che ti do una giustatina? Non è biologico. No, ti prego. Grazie! Chi è stato? È stato lui. Cos'è che dici? Guarda che io e mio marito queste cose non le insegniamo a nostra figlia, hai capito? Cosa ti è venuto in mente? Guarda. Scusa, mi spieghi che cazzo di problema c'hai tu? Che cazzo di problema ci avete tutti quanti, me lo dite? Fa qualcosa! Brava! Brava! Il cobra non è un serpente,
Ho capito che sarà molto molto difficile fare peggio di quello che avete fatto voi con i vostri figli. In questo senso, quanto dobbiamo al cinema di Nagisa Oshima? Tanto. Amore e divertimento anche in libreria con La misura dell'amore di Jack Alvino e Valentina Aurino, meglio noti semplicemente come Jack e Vale, che sono ormai famosi sul web con la serie Il matricomio, in cui si sono lanciati in una missione impossibile, alleggerire con ironia le dinamiche della convivenza a due. Partendo dalla loro esperienza sul campo, Jack e Vale ci accompagneranno in questo libro sulle numerose tappe della vita due, dal primo appuntamento al primo trasloco insieme, dalla gestione domestica alla programmazione delle vacanze, il tutto avendo gusti rigorosamente diversi, se no che divertimento ci sarebbe. Sentiamo l'intervista agli autori. Io sono Jack Alvino, 43 anni, sono napoletano, sono ingegnere, sono sposato con Valentina. E da 3 anni abbiamo iniziato a sviluppare un progetto che si chiama Il matricomio. Si tratta di un avvertimento, in realtà, che noi diamo a tutte le coppie o chi sta per compiere il passo di una convivenza, di un matrimonio, quant'altro, perché tanto alla fine le dinamiche di coppia sono tutte le stesse, si litiga sempre per le stesse discussioni, perché uomini e donne sono due binari separati, cioè non si incontreranno mai. No. Ma il matrimonio, positività, i consigli che date per vivere sereni, quali sono? Vai. Allora, se parliamo di cose serie, diciamo, per vivere sereni, parlarsi, dedicarsi l'uno all'altro nel aggredire i problemi se arrivano subito, e essere complici, secondo noi. Voi siete attivissimi sui social, sì, giusto? Con il matricomio. Che cos'è il matricomio? Allora, noi mettiamo in video tutto quello che avviene in una coppia, dalle piccole discussioni del sacchetto della nettezza, dalle incomprensioni che ci sono nella discussione quotidiana, insomma. E sdrammatizziamo quelli che sono i problemi che poi effettivamente fanno discutere seriamente le coppie, e stiamo dando, diciamo, l'input a sdrammatizzare e chiudere con una risata le discussioni che alla fine ci rovinano le giornate intere. Sì, e ci vuole deciso di focalizzarci veramente su quello che è la quotidianità di tutti, quindi il sacchetto dell'immondizia, il letto da rifare, il bagno da pulire. Ci concentriamo principalmente sulle proprio le piccolezze della vita di coppia, che però sono quelle che poi ci siamo accorti essere la principale causa di litigi futili durante l'arco della giornata, della settimana. Poi ci sono chiaramente ragioni importanti per cui si può litigare, non è quello il caso. Nel nostro caso volevamo puntare a quello che quotidianamente stilla un po' di veleno nelle case, che invece noi cerchiamo di sdrammatizzare. Divertitevi e condividete quello che siete. Sono d'accordo. Io direi non convivete, come consiglio, però se proprio ci tenete, siate complici, parlatevi spesso, affrontate i problemi subito. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e arrivederci alla prossima edizione.